Quando raccontiamo la storia di uno sport, è più corretto parlare di trasformazione o evoluzione? Abbiamo posto questa domanda ad allenatori, atleti e specialisti di settore di ieri e di oggi. Il tennis è forse uno degli sport che più ha subito cambiamenti negli ultimi 30 anni. Il termine subito non è scelto a caso. Tutti i professionisti del settore sono concordi nel sottolineare come ogni grande campione abbia imposto a questo sport una piccola grande trasformazione che le generazioni di atleti successivi hanno adottato e migliorato. Il tennis è cambiato parecchio, soprattutto dopo il cambio delle impugnature, che ha rivoluzionato il modo in cui si giocava. Sia le traiettorie sono cambiate in modo estremo, sia gli appoggi, il fatto che comunque sia la pallina viene colpita in modo diverso, in posti diversi, molto più davanti anziché prima, che si colpiva molto dietro. Gli appoggi stessi erano appoggi molto più lineari anziché oggi, sono appoggi dove l'anca ha un'importanza molto molto rilevante nel colpo stesso, e quindi praticamente l'aggressione sulla palla è cambiata totalmente. Tutto questo dovuto a un grandissimo giocatore che ha cambiato proprio il tennis moderno, che è stato Bjorn Borg. Il grande campione si differenzia dal buon atleta per il talento, ma anche per quella capacità innata che può essere tradotta in sensibilità, ossia la capacità di individuare piccole migliorie da apportare sulla propria tecnica o sulle attrezzature e accessori che utilizza. Boris Becker era famoso per essere molto geloso delle proprie scarpe e racchette. In occasione dei diversi tornei era solito chiedere scarpe differenti a seconda che giocasse sui campi centrali o secondari. A Wimbledon, ad esempio, il campo centrale è sicuramente meno usurato rispetto ai campi secondari, e la differenza il campione la percepisce.